Grazie Presidente, io davvero non voglio cogliere né la polemica che ho visto ancora una volta ascoltato in quest'ultimo intervento, né voglio ripercorrere la narrazione di come si svolge il dibattito in quest'Aula. Credo che veramente non interessi ai cittadini questo quanto invece interessi appunto vedere concretamente realizzate delle cose nella città e diciamo per cogliere dei cambiamenti che siano positivi. Quindi non mi appassiona, anzi mi annoia un certo tipo di polemica che è anche ripetitiva e ridondante secondo me. Quindi venendo alla delibera, io ripeto, nella mia l'illustrazione ho detto che appunto si tratta di un indirizzo, però diciamo che il voto favorevole di quest'Aula sicuramente darà un impulso all'assessorato, sono convinta, e agli uffici a lavorare in questa direzione. È ovvio che poi nel frattempo non è che bisogna aspettare l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, ma soprattutto dal punto di vista lato lavori pubblici. Sicuramente l'amministrazione può già mettere in campo tutta una serie di interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche in quei luoghi sensibili, in quei luoghi in cui diciamo, è necessario ed urgente garantire l'accessibilità universale a tutti. Mai come in questi giorni, probabilmente ciascuno di noi, anche chi non ha tra i propri cari, tra i propri parenti, nella famiglia un disabile, quindi magari non ha mai vissuto questo tipo di situazioni. In questi giorni anche noi vediamo un po' limitate le nostre libertà e non poter andare in luoghi che solitamente frequentiamo e che per noi sono appunto è normale frequentare. Quindi forse in questo momento una riflessione su chi invece è costretto a diciamo in una situazione di diminuzione diciamo delle proprie libertà. E quindi che a causa di mancati interventi delle istituzioni dello Stato, perché molti di noi abbiamo ricordato la Costituzione dello Stato con tutte le sue diramazioni, che per Costituzione deve eliminare tutte le barriere, non solo fisiche, ma anche sociali ed economiche, per garantire a tutti gli stessi diritti. Quindi veramente davanti a un tema di questa portata, di questa levatura, non mi interessa fare alcun tipo di polemica, ben venga, siamo tutti contenti se questa delibera avrà l'appoggio di tutti e perché un domani magari appunto si dirà che è stata approvata all'unanimità questa delibera e nessuno credo si ricorderà di diciamo delle scaramucce o delle polemiche che ci possono essere state dietro su un ordine del giorno o su un emendamento. Quindi in senso positivo e costruttivo, secondo me lavoriamo e continuiamo a lavorare concentrandoci sul merito delle proposte e anche le bocciature credo che siano state sempre da questa maggioranza anche motivate, non sono semplicemente dei capricci. Questo non vuol dire che non si possa continuare a lavorare, a collaborare nello spirito appunto di rendere migliore questa città, di garantire a tutti i cittadini che la vivono i diritti, diciamo, garantiti, che devono essere garantiti in primis dalla Costituzione. Quindi rilascio ovviamente il voto favorevole della maggioranza. È convinta, diciamo che altri passi si faranno, questo non è il primo, e che si continuerà a lavorare alacremente in questa direzione. Prima di chiudere vorrei nuovamente veramente ringraziare il delegato Andrea Venuto, che è il vero promotore di questa delibera e quindi sappiamo anche quanto il suo impegno stia portando a diciamo, questa amministrazione a seguire un po' in tutti gli ambiti, a perseguire in tutti gli ambiti questi obiettivi. Grazie.